Quindi, eccoci alla tier list di più o meno, spero, tutti quanti i titoli first party esclusive più o meno per Nintendo Switch. Ci sono tutte le produzioni più importanti. In più ho inserito, anche andando un po' contro il titolo stesso del video della tier list, ho inserito anche i giochi presenti su Wii U. Ho fatto, diciamo, un po' delle eccezioni. Di sicuro qualcosina me la sarò dimenticata. E all'interno, ovviamente, di questi 50 e passa titoli ci sono anche giochi che per vari motivi non ho mai giocato, e li inserirò in queste due categorie, che sono quella del no, però magari quei giochi a cui prima o poi gli darò una chance, e i giochi del giammai, quelli che probabilmente non toccherò mai nella vita. Le regole sono semplici, e i giochi sono tanti, quindi io ci darei dentro con questa tier list dei giochi in esclusiva per Nintendo Switch. Partiamo con il gioco più chiacchierato del momento, il gioco, una demo tecnica di lancio, One to Switch, venduta a prezzo pieno. Ah, come cambiano le cose rispetto ai tempi della Wii e di Wii Sports. E ho creato una categoria apposta per questo gioco che ho chiamato One to Skiff, e penso che la categoria dica tutto quello che c'è da sapere su questo gioco. Abbiamo poi la remaster in HD di Twilight Princess. In realtà sono un insider, ho già delle informazioni che voi non avete. Di Skyward Sword. L'ho apprezzata tantissimo e mi ha fatto riscoprire uno Zelda che in realtà ritenevo uno dei peggiori, ma adesso sta, non dico che è quello che preferisco in assoluto, ma sta parecchio in alto. Secondo alcuni, il non utilizzare il motion control tradisce lo spirito del gioco. In parte è vero, in parte no. Però se devo scegliere, preferisco tutta la vita utilizzare il nuovo sistema di controllo, per quanto effettivamente diminuisca un po' l'immersione, l'immersività. Però tanto di cappello a questa remaster che mi ha fatto scoprire un grandissimo Zelda. Lo metto su A. Si poteva fare comunque qualcosina di più. Diciamo è un A-. Abbiamo Nintendo Labo e la inserisco in quell'idea, sì, in quel filone di idee interessanti, sulla carta molto belle, che probabilmente stimolano la cooperazione tra genitori e figli, ma di cui me ne faccio ben poco, e non l'ho mai toccato il Labo, non l'ho neanche mai comprato. Mi piace come concept, lo trovo molto geniale, non è una cosa che fa per me, ma soprattutto penso sia una di quelle cose che lascia immediatamente il tempo che trova. E infatti la stessa Nintendo l'ha lasciata morire così, senza pensarci sopra troppo. Per me Labo va, diciamo, un no però, ecco. Poi il gioco fenomeno del momento, quale momento? Quello peggiore di sempre, quello della pandemia, Animal Crossing New Horizon. Non è un tipo di gioco che fa per me. L'ho comunque, ho fatto, diciamo, proprio seguito la massa, l'ho giocato, non è una serie che disprezzo, ma semplicemente i live sim mi stancano e mi mettono un po' ansia, ecco. Ci ho gettato una trentina di ore, che per me sono tantissime, ma in realtà sono pochissime. Ho giocato le espansioni, ho finito le espansioni, tutto sommato sono un'esperienza di cui mi ritengo soddisfatto, ma che secondo me non sta tra le top in assoluto su Switch. Per me potrebbe essere tranquillamente B, ma lo metto su A, e diciamo che però è meno Skyward Sword. E stavo per ridire Twilight Princess, gravissimo. Arms mi ha fatto veramente schifo, non posso farci niente. E fortunatamente ho provato la demo, il periodo di prova, quello insomma gratuito, non l'ho comprato. Ho fatto il poraccio, ho giocato a gioco completo, però durante il periodo di prova, mamma mia, per me è no, non è un tipo di gioco che mi interessa minimamente, e diciamo lo metto sul livello minimo di godibilità, che è One to Skiff, però lo metto sopra One to Skiff. So che ci sono dei fan, non lo so, non mi piace esteticamente, non mi piace, il concept è carino, ma come picchiaduro, tra virgolette, proprio non mi dice niente. Denunciatemi, ma non cambierete la mia opinione su questo gioco. Astral Chain, particolarissimo, è un gioco molto sconnesso. È come se vivesse di due anime completamente distinte tra di loro. Super figo il combat system, molto Platinum Games. Le fasi esplorative sono particolari, sono assurde. Un gioco dove senza motivo puoi raccogliere le lattine da per terra e pulire la città.
mentre intanto c'è tutta una trama su questi esseri digitali che stanno spaccando la realtà, vabbè, insomma, le solite cose ultra giappe. È un gioco che su certe cose si perde, ti deve piacere molto quel tipo di estetica, insomma, anime, l'ho apprezzato tantissimo, però secondo me non è un titolo per tutti e non è un titolo che farà la storia del videogioco, vabbè, ma quello ovviamente, ma direi anche all'interno del catalogo Platinum Games, e lo metto in B. Super Mario World 3D World più Bowser's Fury, questo ragazzi lo metto in S+. Sono, vabbè, per i platform io impazzisco completamente, non ci capisco più niente. Metteteci che poi Super Mario 3D World è fighissimo, l'hanno portato pure in modo intelligente, aggiustando un po' la velocità, eccetera, eccetera. Ci sono le modifiche giuste senza stravolgerlo, e in più c'è Bowser's Fury, che, cioè, forse è la cosa più interessante di Mario che si è vista nei tempi di Odyssey, e speriamo che questa qua serva da base per quello che diventerà il futuro della serie. Poi Cadence of Hyrule, idea carinissima. In realtà, allora, io sono una pippa assurda con i rhythm game e questo qua proprio mi spacca l'anima, è proprio, cioè, sono totalmente impedito. Ed è una sorta di roguelike procedurale dove bisogna andare a tempo, appunto. E, però è figo perché prende in prestito tutta l'estetica di Zelda e spero sempre che Nintendo riesca a fare altre collaborazioni del genere, dando i suoi brand di punta a studi che non c'entrano assolutamente niente, ma talentosi, che poi riescono a tirare fuori dei crossover di tutto rispetto. Un bel indie, molto figo. Chocobo GP, ragazzi, una delle delusioni dell'anno, e è un peccato perché è potenzialmente divertente, ma ha proprio quella cosa tipicamente giapponese di cercare di stordirti da subito con tutta sta musica a palla, i colori sparati, il casino, meno. Purtroppo il sistema di monetizzazione fa schifo, ha rovinato il gioco, però la base non mi dispiaceva per niente. Però questo lo devo per forza di cose mettere su One to Skiff. Diciamo è un po' a metà tra D e One to Skiff. Allora, 51 Worldwide Games, capolavoro, io le ore che ho passato su questo gioco è pazzesco, sì è vero, è la classica raccolta di minigiochi del cavolo, però ragazzi, esteticamente impressionante, musiche, non ne parliamo, se guardate il TG Poro li conoscete benissimo, e peccato solo per l'online ha fatto veramente col culo, è una cosa che, ma come gli è venuto in mente? Però per me, ora mi odierete tantissimo. Sì, è così. Questo è perché sono vecchio dentro, ragazzi. Ho imparato a giocare a Hanafuda. Mi sono anche dimenticato come si fa, ma grazie a questo gioco ho imparato a giocare a Hanafuda. E quindi svolge un ruolo anche formativo. Per me questa è la vera essenza del videogioco. Deadly Premonition 2. Madonna, ragazzi, che porcheria. Per quanto l'operato di Swery sia amatissimo nei circoli indie, eccetera, eccetera, il primo Deadly Premonition è effettivamente un gioco cult, per quanto sia cringe, camp, eccetera, eccetera, questo per me è una porcheria e basta, e veramente va in fondo a qualsiasi cosa. Non ha, per me non ha proprio senso. Ragazzi, Fire Emblem, tranquilli, non l'ho giocato, però lo metto sul... No però, perché l'ho comprato, ce l'ho, prima o poi lo giocherò, troverò il coraggio di farlo. E però oggettivamente non ho nessun tipo di legame emotivo con la serie, non ho neanche iniziato il gioco e quindi niente va lì. Mi intriga tantissimo, però per dirvi, mentre un Three Houses me lo giocherei, un Three Hopes mai nella vita. Game Builder Garage, carino, interessante, però eccessivamente limitato. Però sono proprio queste limitazioni che poi portano i giocatori a fare delle cose pazzesche. C'è un creator italiano che ha fatto dei giochi fantastici e quindi apro da subito questa cosa, perché poi tornerà anche con Super Mario Maker 2. In realtà i game builder mi interessano relativamente. Non ho quel tipo di fantasia che mi permette di godermi il lato creativo di questi tool. Però mi piace molto vedere le creazioni degli altri, mi piace molto giocare le creazioni degli altri, eccetera, eccetera. Game Builder Garage, secondo me, solo il problema è che è uscito nello stesso periodo più o meno i Dreams, e ti fa capire che per quanto sia un tutorial interessante, rimane appunto solo un tutorial. Poi manca quello scattino in più.
WarioWare Get It Together, lo vogliamo dire che è uno dei migliori WarioWare di sempre? No, perché l'ho appena detto, ecco, grandissimo gioco, mi ha divertito tantissimo, siamo sempre là, il problema è che te lo devi godere poi in multiplayer, non è semplicissimo, però merita, non posso metterlo in A. Però insomma siamo B, è un posto dignitosissimo, ecco. Forse sì, manca qualcosa anche qua a livello contenutistico che possa garantirne la sopravvivenza nel tempo. Golf Story, ragazzi, vabbè, mi avete tanato, io l'ho adorato tantissimo. E questa è bella perché sarà una classifica molto personale che farà incazzare tutti quanti. Se non avete giocato vi consiglio di recuperarlo, titolo completamente fuori di testa, super divertente, che omaggia un po' i JRPG, gli action adventure e i JRPG dell'epoca del Super Nintendo, ma lo fa in un modo completamente schizzato, fuori di testa, ed è pure bello longevo, ve lo straconsiglio, però mi sembra che sia solo in inglese. Hyrule Warriors, l'era della calamità. Odio i Musu, ma questo gioco è la dimostrazione che se inserito all'interno di un universo narrativo che mi interessa, un Musu può avere il suo senso. Il peccato capitale di questo gioco è che alla fine era un what if, ed è una cosa che mi ha fatto incazzare tantissimo. E ci sono le battute finali del gioco che sostanzialmente lo tramutano in una fanfiction, che ammazzano il potenziale narrativo del gioco, e mi ha veramente, è una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo. Kirby, vabbè, quest'anno ne ho parlato tantissimo, sapete, mi piacciono i platform 3D, questo l'ho adorato, l'ho anche odorato, e lo mettiamo in S soprattutto, ci sta. Ora, Kirby Fighters 2, mai giocato e mai lo giocherò, non mi interessa minimamente. Star Allies, ho seguito le recensioni, ho visto tutti i coverage, eccetera, eccetera, ma non l'ho mai giocato personalmente. Prima o poi gli darò una chance, ma probabilmente è un gioco che non si inserisce sopra la B e forse sta addirittura in C. Luigi's Mansion 3, ragazzi, qua lo devo fare. Allora, però avete ragione, creiamo questa cosa, devo farlo, assolutamente, devo farlo per dopo. Luigi's Mansion 3, ragazzi, è un S+, senza pensarci sopra due volte, madonna che, per me è un capolavoro godibilissimo pure in multiplayer, la campagna principale, l'online lascia un po' il tempo che trova, ma a livello di situazioni, di grafica, animazioni, cioè... uno stile pazzesco, un gioco bellissimo, sono molto legato alla serie, ma secondo me a Luigi's Mansion è sempre mancato qualcosa, e questo Luigi's Mansion 3, a parte non saper sfruttare la cosa dei soldi da raccogliere, è perfetto, l'ho adorato, voto 10. Grandissimo Demi 98, questo Direct quando si fa? Si fa o il 15 o il 16, ormai lo sanno tutti, solo te non lo sai. Poi, Super Mario Golf, Super Rush, non l'ho giocato direttamente, ma anche di questo ho seguito tutto quanto quello che c'era da seguire. Per me è no proprio, probabilmente sarebbe un titolo da D, lo metto su giammai. Mario Kart 8 Deluxe, ovviamente, super giocone, super capolavoro, eccetera, eccetera. Ci sta, allora, probabilmente come valore... sia diciamo all'interno dell'ecosistema Switch che come gioco in sé si merita un S+, sicuramente, se non addirittura l'S++. Io lo metto su S perché comunque secondo me si accusa un po' la stanchezza degli anni e sta cosa del DLC allunga un po' troppo il brodo, però lo sto anche riscoprendo, quindi non è male, però per me... Ah, ragazzi, sono più un tipo da platform, c'è poco da fare, sono più una persona che non vuole condividere con gli altri le mie esperienze ludiche. Cioè, se qualcuno mi chiedesse di scegliere tra Golf Story e Mario Kart 8, probabilmente sceglierei Golf Story. Andando avanti, Mario Kart Live Home Circuit, idea super carina, ma porca miseria, perché Nintendo non ha... cioè, non crede nei suoi prodotti? Perché? 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 Queste sono le gimmick che...
geniali, fighissime, super divertenti, e probabilmente lo stesso discorso varrebbe anche per Labo. Ma se poi non le supporti nel corso del tempo, muoiono, non chi le porta? Ma perché non hanno esplorato questo concept della realtà aumentata su Mario Kart? È un peccato vero. E mi dispiace tantissimo. È fighissimo, ma non è sfruttato. Ma perché non hanno fatto uscire altre macchinine? Perché non hanno fatto... non hanno creato un software 2.0 che migliorava un po' la situazione? Potevano fare 10.000 cose e non hanno fatto niente. Non costa neanche poco, quindi c'è anche, diciamo, un insulto verso i consumatori. Mario Party Superstars non l'ho ancora giocato, però la cosa della collection, del best of di tutti i Mario Party mi attira tantissimo, mentre Mario Party Superstars mi attira e prima o poi lo giocherò. Super Mario Party, forse è più un giammai, cioè se devo scegliere scelgo il Superstars. Bayonetta li ho messi insieme 1 e 2, tanto praticamente si comprano insieme su Switch, e quindi non l'ho, per me sono un unicum, giochi al primo, giochi anche al secondo. Poi Mario Rabbids Kingdom Battle, giocato di recente, finito un mese fa, forse anche di meno, l'ho adorato, bellissimo, madonna, cioè sembra un gioco Nintendo però fatto da Ubisoft, è pazzesco. Un concept fresco, una rivisitazione interessante di un gameplay che potrebbe diventare super complesso, e invece è il bilanciamento di questo gioco è incredibile, perché è una sorta di porta di accesso agli strategici, alla XCOM, che però non complica mai troppo le cose, ma non è neanche un gioco che ti tratta come un cretino e ti accompagna sempre per mano. Ci sono dei momenti difficili, ma è sempre tutto risolvibile, e se vuoi puoi skipparli ricorrendo agli aiuti che ti offre il gioco. Per me questo, ragazzi, è da S, ma forse addirittura S+. Sapete? Mi è piaciuto veramente tanto. No, mettiamolo S soprattutto. Bravissima Ubisoft Milano, veramente top del top. Tra l'altro anche questo super longevo, non dura meno di 20 ore, che bello. Allora qui è complicato ragazzi. Mario Strikers Battle League Football, è ancora presto per dirlo, è ancora difficile, però gli do per ora una A piena e mi riservo il diritto di riparlarne fra un mese, per capire se sale o se scende o se rimane là. Bisogna vedere la tenuta dell'online, ragazzi, bisogna vedere quello che fa Nintendo con gli aggiornamenti gratuiti e altre 100.000 cose. Mario Tennis Aces, allora, giochicchiato, non l'ho mai, forse me l'ero fatto prestare addirittura, non l'ho mai approfondito più di tanto. Interessante, so che c'è dietro una community ancora attivissima, una cosa pazzesca. Però, insomma, non. Di sicuro lo metto sotto a Strikers. E lo metto in C, dai. Ultimate Alliance 3, mai giocato, però chissà, prima o poi, molto volentieri. Metroid Dread, porca miseria, ragazzi. Per me va nella Holy Trinity di Switch. Metroid Dread è uno di quei giochi che proprio mentre lo giocavo ero felice di giocarlo. Cioè ero proprio divertito, ero proprio emozionato. E devo seguire i miei feelings su queste cose, quindi per me è in cima a tutto quanto. Per forza di cose. Sì, durerà uno schioppo, durerà pochissimo. Sarà in certi momenti troppo lineare, eccetera, eccetera. Però, ragazzi, già, a me è piaciuto un botto. E dimostra come la formula dei Metroidvania possa vivere di 10.000 contaminazioni diverse senza mai però tradire quello che è il suo gameplay più puro. Per me un titolo pazzesco. Chi dice che è poco ispirato, che è monotono, che non ha stile, non capisce un cazzo, mi dispiace, però non si può rimanere freddini di fronte a un gioco che fa della sua atmosfera freddina il suo punto di forza. Pokémon Snap, mai giocato e mai lo giocherò, ragazzi, non me ne frega veramente niente. New Super Mario Bros. U, vogliamo dire che forse è uno dei peggiori porting in assoluto da Wii U, e in più è anche forse uno dei peggiori Super Mario in assoluto. Per me è C. E sono stato pure buono.
Nintendo Switch Sports, guardate, lo avrei messo in C, ma col fatto che il primo premio sbloccato dopo circa 15 ore di gioco è stato un Avatar Furry, ripeto, un Avatar Furry di... Vergogna, Nintendo vergognati. Mario Party Origami King, allora, sì, Mario Party, madonna ragazzi, sto fusissimo. Paper Mario Origami King, gran bel gioco, il miglior Mario Party per me dai tempi del portale millenario. Super Mario Party mi piace di meno, ha ancora dei problemi giganteschi per quanto riguarda il combat system, ma un gioco pieno di inventiva, tantissime situazioni diverse, divertente, scritto in modo pazzesco. Per me è una A piena. E vabbè ragazzi, continuo a dire Mario Party, ma non avete capito, insomma, no? Sono le 11 anche per me. Quindi, tolto Paper Mario, si va di Pikmin 3, bellissimo, è stato bellissimo riscoprire la serie di Pikmin su Switch, me l'ero saltato su Wii U, gioco freschissimo, peccato che dura veramente poco, ma un gioco sensazionale. Ed è un peccato che l'abbiano fatto uscire nel peggior periodo possibile, ed è stato sostanzialmente compresso tra altre uscite super su cui è stata concentrata tutta l'attenzione. Penso che anche su Switch se lo siano cagato in pochissimi. Un piccolo capolavoro, sì, per me si merita... Non gli do la S perché alla fine non è proprio un gioco nuovo, è un porting, c'ha delle cose in più, però niente di che. Aspettiamo il 4 per avere un Pikmin in S. Penso di averlo finito in meno di 10 ore. Dovrei ricontrollare. I remake di Diamante e Perla li metto... Allora, un'esperienza che alla fine... Cioè, sì, mi è piaciuta. Non l'ho trovata particolarmente fastidiosa. Però, ripensandoci, non mi ha lasciato dentro niente. Proprio niente. Non c'è un momento che ricordo con piacere, qualcosa di epico, qualcosa di sensazionale, divertente, stupido, ma anche qualcosa di negativo. Cioè, proprio blando. Quindi per me è un bel C. Legend Arceus, vi ho fatto la recensione questo gennaio. Un buon punto di ripartenza. A me non è dispiaciuto. Da qui si può migliorare, non lo faranno mai. Però per me non è più di una B. I Let's Go non li ho mai giocati e mai li giocherò. Spada e Scudo, mi dispiace dirlo, ma mi hanno fatto proprio schifo. Anzi, guardate, se prendete pure le espansioni forse vanno in D. Con le espansioni migliorano un po', però proprio no. Ring Fit, prima o poi, visto che sono un impallinato di sport, prima o poi lo recupererò. E farò anche video tipo palestrato sfonda Ring Fit Adventure. Forse però ormai è passato il treno. Che vogliamo dire a Shin Megami Tensei 5 se non che è un cazzarola di capolavoro? Bomba. Il gioco dell'anno scorso per me. E ovviamente vedete poi come le posizioni si sono invertite. Perché aveva vinto su Metroid, però poi alla fine al cuore non si comanda. Diciamo che sono due giovani assurdi. Però nello schema complessivo delle cose mi ricorderò per sempre di Metroid Dread. Shin Megami Tensei 5 me lo ricorderò come il gioco che è riuscito a farmi riavvicinare ai JRPG, di quelli tosti, proprio crudi, durissimi. Bello. Esteticamente poi impressionante, anzi... Cioè, vedere che su Switch c'è una cosa come Shin Megami Tensei 5 e allo stesso tempo la gente che dice no, vabbè, Arceus tutto sommato non è male, ti fa riflettere. Snipper Clips, giocato pochissimo, quel poco ho visto mi è piaciuto. Gioco super divertente per il multiplayer in locale, probabilmente meriterebbe un po' più di attenzione. Lo metto in C. Splatoon 2. Allora, Splatoon 2 non sono mai saltato sul carro dei vincitori, nel senso... L'ho recuperato tardissimo, ma recuperandolo poi... L'ho recuperato nel 2020, pensate. Ci ho iniziato a giocare e ho sempre avuto tantissimi preconcetti nei confronti di questo titolo, invece l'ho scoperto e ho scoperto che è fighissimo, è bellissimo. E se fossi stato un po' più giovane, l'avrei giocato veramente con piacere e mi sarei incastrato sull'online. Veramente, veramente un bel titolo. E lo metto su A. Sono abbastanza curioso di scoprire il 3 e se questa volta riesco a giocarci da subito e quindi
a vivermi proprio lo spirito del gioco con tutta la community che piano piano lo scopre, avanza, Nintendo che fa un buon supporto continuo, perché no, potrebbe diventare una grande hit della Switch. Super Mario 3D All Stars, tre capolavori in una delle confezioni più scandalose di sempre, sappiamo tutti quanti perché. Veramente un'occasione sprecata, la metto in D, ma ovviamente non sto parlando del valore dei giochi, ma di quello che ha rappresentato questa operazione commerciale. Super Mario 35, anche qua, un grandissimo gioco, geniale, un concept geniale proprio, ma perché l'hanno dovuto uccidere? Perché? Non ha veramente senso. E cioè, è un gioco morto, un gioco non si può più giocare. E per me potrebbe stare tranquillamente tra A e B, ma è... cioè... diventa un giammai perché non ci giocherai mai più. Quindi non lo so, che dite ragazzi? Cioè, gli diamo un voto negativo perché è stato cancellato, ma non è colpa sua? Oppure lo mettiamo in B? Creiamo, scusate, creiamo la categoria RIP nera. Dai, così almeno rendiamo giustizia. Resti in poro, giusto. Tanto non si legge. Un bel viola GameCube. Super Mario Maker 2 vale il discorso che vi stavo facendo prima. Non è il mio not my jam, però apprezzo tantissimo pure il fatto che ci abbiano messo una modalità storia interessante. E sono dell'idea che probabilmente è un pozzo di ore per chi gradisce i Maker, chi gradisce i Builder. Questo qua è tipo il gioco perfetto. Io lo metto, per quanto riguarda il mio gradimento personale, lo metto in B davanti a tutti, ma è un gioco che potrebbe tranquillamente salire senza alcun problema. Ci sono più tier che giochi, vabbè, bisogna rendere giustizia, ragazzi. Super Mario Odyssey, vabbè, qui si va proprio su il super. Vabbè, penso sia il mio Super Mario in 3D preferito di sempre. Che ne voglia, che se ne dica, che nostalgia, eccetera, eccetera. I Galaxy sono bellissimi. Galaxy 2 è un capolavoro, ingiustamente dimenticato. Però Odyssey, per me Odyssey, ragazzi, è tutto quello che dovrebbe essere un platform. E anche di più, pazzesco, bellissimo. Non riesco a trovare un difetto ed è stato uno dei pochi giochi che volontariamente, senza neanche accorgermene, sono stato spinto a finirlo al 100% e non ho neanche usato guide, se non per una cosa sola che mi ha fatto rosicare tantissimo, ma ve la dirò un'altra volta, anzi già ve l'ho detta, quindi insomma, se sapete, sapete. In ogni caso, Super Smash Bros. Ultimate, capolavoro ragazzi, ci ha tenuto ancorati fino all'ultimo. Se avesse avuto un multiplayer che funziona e una modalità storia fatta bene e magari anche trofei e non gli spiriti, sarebbe stato il gioco perfetto. Così com'è, per me è solo un capolavoro, ma non riesco a metterlo proprio sopra. Rimane comunque uno dei miei giochi preferiti di sempre. Tetris 99, oh, e questo io gli do una sonora A, perché cioè è un gioco che dimostra come il concept di Tetris sia estremamente malleabile nella sua semplicità e come cioè sia proprio una cosa senza tempo e lo puoi ricontestualizzare in 10.000 modi diversi. E l'idea di unire la moda del Battle Royale al puzzle game più classico dei classici è stata geniale e funziona. E funziona così bene che sono riusciti a farci sopra, sullo stesso engine sostanzialmente, anche Super Mario Bros. 35, fighissimo anche quello, ma anche Pac-Man 99, che però funzionava già di meno. Per me è S++++ per i contenuti. Io lo metterei addirittura in S, perché vendevano la versione fisica a 20 euro e ti davano pure un anno di abbonamento online. Ci avviciniamo alla fine, ragazzi, vai, non molliamo. Allora, qui secondo me vi farà un po' incazzare, perché secondo me il remake di Link's Awakening mi ha coinvolto e convinto solo in parte. Era lecito aspettarsi qualcosina in più? No, neanche quello. È che proprio, l'ho sempre detto però questo, che graficamente non mi ha mai convinto. C'è qualcosa che non, secondo me stona un po' con il tono generale dell'avventura, che dovrebbe essere, secondo me, un po' più cupo, un po' più... no, non dark, però un po' più straniante. Rendere tutto quanto un po' con questa estetica da casetta delle bambole,
secondo me è un po' di rotta quello che è il mood generale dell'avventura, che è molto onirica, che è molto... Quindi non mi ha fatto impazzire, è un gioco comunque figo, ma non mi ha fatto impazzire. E lo metto in A, però dietro Pikmin 3. E se fanno un remake degli Oracle in stile Link's Awakening, vabbè, ragazzi, cioè non è che ci sputo sopra, ovviamente. Sarebbe una figata. Anzi, gli Oracles, ma così come Link's Awakening, secondo me c'è bisogno tecnicamente proprio di modernizzarli. Però, ecco, cioè, magari avrei preferito... Sarebbe stato figo se, per esempio, avessero utilizzato l'estetica da anime dei filmati, filmato introduttivo, non mi ricordo se c'è pure la fine, qualcosa di un po' più realistico, non mi sarebbe dispiaciuto. Non boccio a prescindere l'art style, ma secondo me non ci sta bene su Link's Awakening. Triangle Strategy, ragazzi, lo metto per ora tra i miei peggiori acquisti di sempre, perché ancora non l'ho giocato, ma prima o poi lo rigioco, giuro. Poi abbiamo i due Xenoblade, li mettiamo uno a fianco all'altro. Ah, qui adesso, se ci fosse Mr. Crooks, adesso si incazzerebbe tantissimo. Però io vi dico, il primo Xenoblade è invecchiato malino, però la Definitive Edition è molto figa. È invecchiata malino nel senso che, se conoscete il gameplay del 2, è ovvio che l'1 è la versione depotenziata, con molte meno varianti e variabili e cose interessanti. Però è un gioco storico, un capolavoro senza tempo e importantissimo, quindi per me il primo Xenoblade Chronicles va in S, mentre il secondo sicuramente a livello di gameplay è molto migliore, però ragazzi, non c'ho più l'età per gli anime, non c'ho più l'età per il fanservice, non c'ho più l'età per tutti ste tette, culi, zinne, così, mi sono veramente vergognato a giocare a un gioco che poi mi stava anche piacendo. Però mi ha fatto vergognare, mi ha fatto proprio vergognare. Speriamo che il 3 su in questo sia un pochino più contenuto. Quindi per me si becca una fragorosa A. Anyway, let's go, let's keep on. Tanto più o meno siamo arrivati agli sgoccioli. Ancora pochi colpi di scena. Yoshi mi manca, però è uno di quei titoli che sicuramente prima o poi recupererò. Bayonetta 1 e 2 rimangono tra i beat'em up in 3D più riusciti di Platinum Games, per un mix perfetto tra messa in scena e combat system. E 2 poi eleva tutto quanto all'ennesima potenza. Grande, grandissimo gioco. Anche se poi alla fine, insomma, il primo ce lo portiamo avanti dall'era Xbox 360, io lo giocai su Xbox 360, il secondo dall'era Wii U, insomma, forse è pure giunto il momento di dare una svecchiata a questo brand, però lo metto in S. Poi è tutto sbagliato, rifacciamo tutto da capo. Captain Toad, oh ragazzi, Captain Toad è veramente figo. Captain Toad nella sua semplicità è veramente adorabile. Un giochino carino. Sono indeciso, sapete, se dargli A o B. Sì, lo mettiamo qua, fai così. Ora vi sorprendo tantissimo, perché per me Tropical Freeze è uno dei migliori platform di sempre. Va in S+, e non va in S++ giusto perché è un porting, quindi gli manca la freschezza. Poi abbiamo Tokyo Mirage Sessions, Fire Emblem, Anchor, eccetera eccetera. Allora, è uno di quei giochi che io direi non lo giocherei mai nella vita, ma proprio mai. Però qualche tempo fa lo trovai in promozione da GameStop, tipo prendi due giochi, il meno caro lo paghi 1 euro, 5 euro, eccetera eccetera. Quindi l'ho preso, c'è ancora in cellofanato, e siccome io odio tenere i sealed, è uno di quei giochi che mi sono ripromesso che prima o poi lo giocherò. Quindi va per forza di cose qua. E poi siamo arrivati, ragazzi, e vi dico che è stata divertente. È all'ultimo posto, perché in realtà mi ero dimenticato di metterlo. Me l'hanno fatto notare poi su Telegram, che ho fatto una tier list delle esclusive Switch e mi ero dimenticato di mettere Breath of the Wild. Ma perché io me lo gioco su Steam Deck? No, non è vero. È Rest in Poro, sì. No, vabbè, sarò divisivo, ma questo l'ho sempre... Però sarò coerente, però questo l'ho sempre detto.
è chiaramente uno dei due migliori giochi per Nintendo Switch. Probabilmente è il gioco più importante degli ultimi 10 anni. Forse non a livello di impatto mediatico, perché Elden Ring ha avuto più risonanza, però bisognerà vedere se durerà nel tempo come è durato poi quello di Zelda Breath of the Wild. Però per i miei gusti personali da gamer, da giocatore, finisce qua. Finisce in S++, però un passettino dopo Super Mario Odyssey. Perché di base sono più un tipo da platform, di base a me gli open world non mi fanno impazzire. Breath of the Wild mi ha proprio aperto un mondo. Mi ha aperto un mondo vastissimo. Se devo pensare però dove ho lasciato il mio cuore, quello è su Super Mario Odyssey, che è sicuramente un titolo con 10.000 problemi in più. Vuoi anche la mancanza di coesione qualitativa e stilistica tra i vari mondi, la sovrabbondanza di lune, eccetera, c'è 10.000 problemi. Non che Breath of the Wild non abbia dei problemi, ma poi insomma è facile trovare i difetti in qualsiasi produzione. Però per quanto mi riguarda, Odyssey è qualcosa di sensazionale e mi viene un sorriso stupido solo a pensarci. Breath of the Wild è il gioco, è il punto di riferimento, è la Switch, è anche la Wii U ed è la rinascita di Nintendo, e rimane uno dei giochi più... rimane il gioco fondamentale della scorsa decade. Quindi direi che questa qua, ragazzi, è la tier list che ci aiuta a capire un po' di cose. Innanzitutto, mi piacciono i platform. Punto secondo, devo recuperare tantissimi giochi, ma neanche troppo, pensavo peggio. Alla fine su una 50ina di titoli non ne ho giocati, no, oddio, forse anche più di 50, non ne ho giocati circa 10, ma ho, no, di più, circa 15, ma ho intenzione di recuperarli. E comunque abbiamo anche uno spaccato della libreria Switch, che non è composta solo da titoli first party, ci sono anche, incredibilmente per essere una piattaforma Nintendo, anche un buon supporto delle terze parti. Però ragazzi, in 5 anni, sì, ci ha avuto la spinta di Wii U e tutto quanto, però porca miseria, una signora console, un hardware con gli attributi, perché c'è veramente di tutto per tutti i gusti. Sono fiero di me per essere riuscito a non sminchiare troppo. Bene, bene. Che ne dite? Considerazioni? Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!